Sono l'ingegnere Michele Russo, direttore della società Sentech SRL. Ringrazio l'Associazione Armeronautica, sezione 2 Luigi Broglio, per l'opportunità che ci viene data di presentare la nostra società. La Sentech è un'azienda italiana certificata che ha 16 anni di storia di innovazione nel settore dell'embedded computing, nella progettazione di componenti complessi quali antenne, controllori di processo e misura, nella integrazione di sistemi complessi e relativi sensori e nelle soluzioni ad hoc per schede di elaborazione di segnali e funzioni speciali. Lo staff professionale della società è composto da 9 ingegneri, inclusi i 2 soci, e da un amministrativo. Il fatturato si aggira intorno ai 700.000 euro. E la società è certificata ISO 9001 sia per gli aspetti software che per gli aspetti di progetto e realizzazione di componenti elettronici e sistemi. Lo staff è specializzato nell'analisi e progetto di sistemi complessi e relativi sensori usando sia linguaggio di alto livello che linguaggi vicino alla macchina, cioè sia i linguaggi come MATLAB, Simulink, CST, COMSOL, Multiphysics, SolidWorks, LabVIEW, ANSYS Fluent, che linguaggi di più basso livello come C, C++, Python, Java, Android, MySQL e così via. La società ha anche un'esperienza sistemistica che copre i campi delle telecomunicazioni e radiofrequenze, in particolare difesa elettronica, radar, Radar Target Generators, Direction Finders e relativi sistemi di antenne e sistemi di Spectrum Monitoring. Inoltre, la società ha un settore che si occupa di intelligenza artificiale in applicazioni per la difesa, quindi sistemi di Automatic Target Recognition, RISTA, elaborazione dei segnali SAR, sistemi di tracking elettro-ottico IR e correzione balistica. Infine, un compartimento della società si occupa di telemedicina per la difesa ed ha realizzato un neuronavigatore che sarà a brevissimo sperimentato presso l'ospedale Celio e un sistema HubSpoke che è in patent pending, in fase di brevetto, di virtual presence durante gli interventi di chirurgia complessa HubSpoke. Io vi ringrazio per l'attenzione e per i dettagli vi lascio al breve filmato che segue.